Amici di Vacanzalandia, sta piovigginando ed è grigio, però alle nostre spalle c'è una stella che sta brillando, la stella di questo Leica Motorhome H600. E adesso ve lo descriverò in tutte le sue parti. Per prima cosa ci tengo a dire che noi come Vacanzalandia ci piace mettere in memoria i camper che hanno fatto un'epoca e proprio per mantenerli nella storia. Questo Leica H600, motorhome compatto di dimensioni molto contenute che adesso vi mostrerò nei dettagli, è una di quelle cose a cui noi tenevamo tanto. E questo camper comunque alla data del video è in vendita presso il concessionario Sara Rent Camper qua a Stanghella, quindi se vi interessa nella descrizione del video potete trovare i contatti del concessionario. Se non li trovate vuol dire che il camper è stato già venduto e noi, oltre a farci piacere, questo video ha l'obiettivo di tenere in memoria questo bellissimo camper che ha fatto la storia delle motorhome Leica. Ecco qua, guardate il muso, bellissimo muso, che tuttora, parliamo di un camper del 2003, tuttora è più che attuale. Adesso vi do qualche dato tecnico, ho qua il fotocopio del libretto. Allora, il camper è lungo 6 metri, quindi diciamo è molto compatto, è lungo come un furgonato, larghezza 2,32 metri, e 4 persone diciamo come portata, 3500 kg portata massima ovvio, e 2800 invece è la tara, quindi può benissimo avere una certa alta diciamo capacità di carico, proprio perché essendo compatto c'è meno diciamo il materiale per fare il camper, quindi c'è più portata, parità di omologazione. È su un Fiat Ducato, guardate l'esterno com'è bello, guardate anche le dimensioni compatte, proprio veramente un camper che può stare, può viaggiare molto agilmente dappertutto, perché alla fine come lunghezza è come furgonati. Da quando ci siamo diamo un'occhiata anche sotto ai serbatoi, e qua ho già visto che c'è un serbatoio delle grigie coibentato e riscaldato, quindi sicuramente camper super protetto anche per i climi invernali. E ora andiamo a vedere nei dettagli esterni. Innanzitutto il camper è tutto in alluminio, ben coibentato, perché sappiamo che Leica faceva il camper ben coibentati. Molto bella e utile questa finestra scorrevole, perché quando si tiene la porta aperta la si può tenere aperta. Ah, si può tenere aperta anche quando si viaggia, quindi è sicuramente un'ottima cosa. Poi cosa possiamo? Ah, c'è il tendalino qua sopra, perfetto. Qui c'è il gabone, qui innanzitutto vediamo l'attacco dell'acqua. Qua c'è il gabone che è passante, perché questo camper qua ha un doppio pavimento, quindi è anche super isolato per l'inverno. Infatti nel gabone, adesso qua abbiamo la porta che con il vento si apre, c'è il serbatoio ben protetto, quindi qui abbiamo anche la batteria. Allora, il camper è pieno di materiale, perché è di una persona che ha dato a vendere a questo concessionario, quindi non ha ancora fatto il tempo a svuotarla. Noi l'abbiamo beccato al pelo, quindi siamo contentissimi. Dopo andiamo dentro. Qui c'è l'attacco esterno dell'acqua. Luce, va bene. Qui c'è il gabone, ecco qua, un bel gabone, un camper così corto con un gabone molto ampio. È un gabone che ha anche l'altro sportello dall'altra parte, abbiamo la ruota di scorta,
quindi non il classico kit che hanno adesso tutti i camper, ma qua possiamo sostituire la ruota di scorta. Gavone è molto bello largo, molto bello largo, ci sta benissimo anche uno scooter. Allora lasciamo aperto il gavone, così dopo ve lo mostro dall'altro lato. Qui abbiamo la griglia del frigo con un porta biciclette, e poi dopo di qua ecco l'altra parte del gavone. Ecco fatto l'altra parte del gavone, infatti è passante di là, si vede in trasparenza tutto. Qua mi sono perso che è la retrocamera di retromarcia. Vabbè, qua c'è cassetta WC, qui c'è l'altra parte del gavone passante. Parte pure passante, adesso ve lo mostro. Ecco fatto, gavone passante, e si può arrivare fino laggiù in fondo a tutta la larghezza del camper, quindi qua ci sta sedi, tavolini, ci può stare il mondo. Qui abbiamo due bombole, vanno per due bombole del gas con lo scambiatore, qui attacco della corrente elettrica, qui l'uscita della struma combi, quindi scaldamento combinato boiler e riscaldamento, quindi aria calda. E questo qua è l'esterno, un bellissimo camper motorhome compatto che è uno spettacolo e un gioiellino. Adesso andiamo all'interno a vedere com'è disposta il layout dell'interno. Innanzitutto la porta c'ha scoperti, c'ha la sua finestra trasparente fissa, quindi si può vedere da fuori. Abbiamo la zanzariera, come andava in quegli anni, 2003 l'anno, zanzariera e gradino elettrico. Vediamo che si apra, ecco, gradino elettrico. Adesso che siamo dentro all'interno del camper, trovo ad accendere le luci e continuiamo a mostrarvi come è fatto dentro questo camper. Eccoci qua seduti al sedile di guida, guardate un po' tutta la cabina, una visuale splendida dappertutto, tutto intorno. Il motorhome dà proprio questa visuale molto ampia, quando si viaggia sembra di essere in mezzo alla strada. E qua il cruscotto va avanti, però lì davanti si vede abbastanza vicino, quindi anche l'ingombro del muso, che comunque va giù molto verticale, sicuramente ci sarà un metro che non si vede, un metro e mezzo, ma dopo poi si vede benissimo tutto, quindi fare le manovre è sicuramente una cosa che basta prenderci la mano e ci si abitua. Qui abbiamo un monitor che probabilmente è la retrocamera quando funziona, vabbè, autoradio, tutte le varie cosine che ci sono, la lette prendi sole, qua con le luci che si accendono qui sopra, luce spot, benissimo, che illumina i posti della cabina, perché quando si gira il sedile, accendendo la luce, si può avere lo spot di lettura per chi occupa i sedili girevoli. Lì dietro, qua diciamo, guardiamo anche il posteriore, qua abbiamo una dinette contrapposta, però face to face, quindi sicuramente una dinette molto ben sfruttabile da quattro persone, e ruotando i sedili ci sono sei posti, quindi possiamo anche avere degli amici in camper per fare una partita a carte, o anche grazie al tavolo molto grande anche qualcosa come una cena, un aperitivo. Sicuramente tanto spazio
a disposizione in questo camper. Qui mi ero passato il discorso, abbiamo un oscurante comunque Remis qui davanti, disettato per oscurare il davanti della cabina, e gli altri oscuranti qua per oscurare i vetri laterali. Quindi la cabina si può isolare completamente dagli sguardi discreti tirando i dissettati. Ora passiamo alla parte centrale di questo camper. Qui nella cassapanca della dinette, da questo lato, allora, da qui c'è il box delle bombole che abbiamo visto da fuori, quindi è occupato. Invece qui c'è un cassetto, uno sportello, un bel cassetto estraibile, molto capiente, che sicuramente sarà molto utile per stivare tante cose. Dall'altra parte, anche qua abbiamo un altro cassetto molto capiente sotto questa parte di net, e lì, volevo mostrare quest'altra parte, lì c'è il radiatore per scaldare il camper durante il viaggio con il motore. Quindi è già, c'è il riscaldatore collegato all'impianto dell'acqua del motore, così da poter mandare l'acqua calda e il radiatorino con le ventole, buttarle nella cellula e scaldare mentre si è in viaggio questo stupendo camper. Qua abbiamo il letto basculante che va direttamente in cabina. Quindi quando scende il letto, adesso non so se riesco a farvelo vedere, ma comunque dopo ci provo, devo inclinare i sedili, bisogna inclinare i sedili in modo che siano distesi e tutti e due reclinati, quindi girati e reclinati, e dopodiché si stende il letto e va completamente in cabina, in modo da poter avere il letto sempre fatto con la dinette sempre usufruibile, perché l'ingombro va esattamente in cabina. Allora, visto che questo camper è stato appena messo in vendita ed è ancora pieno di oggetti personali del precedente proprietario, e non sapendo che ingombri hanno con il monitor, così non provo a abbassare il letto, però vi assicuro che il letto, abbassandolo, è semplicissimo, è tenerissimo, col sedile giù va direttamente in cabina e la dinette rimane completamente sfruttabile. Qui abbiamo, vado a citare, un maxi blocco con zanzariera, casse altoparlanti per fare in modo che anche dietro si possa ascoltare la musica in maniera ottima, con una buona diffusione. Qui abbiamo dei pensili molto capienti con i ripiani, tutti quei pensili da questa parte e anche da quell'altra parte. E in questo caso abbiamo anche il decoder per il televisore, perché questo camper c'ha l'antenna satellitare, quindi abbiamo già anche questo sistema per poter guardare la TV ovunque ci si trovi. Poi abbiamo un piccolo inverter là, vedo, e il riscaldamento che va davanti a scaldare il letto quando è abbassato. Quindi ci sarà una bocchetta da quella parte in modo da poter, quando il letto è abbassato, scaldare tutta quella zona anteriore con il riscaldamento. Quindi anche d'inverno si starà sicuramente molto bene. Ok, qui abbiamo detto tutto. Bene, allora adesso passiamo alla parte qua centralina sopra la porta. E questo è il pannello dei moduli fotovoltaici, cioè due moduli fotovoltaici sopra a questo camper. Quindi abbiamo anche la possibilità di ricaricare batterie con il sole. Poi da qua ci siamo, sempre con l'anno di soffitto, qua abbiamo un raffrescatore evaporativo della Viesa, quindi temperature gradevoli d'estate quando si è sotto al sole. E adesso guardiamo la parte posteriore di questo camper, perché la parte anteriore prevede il letto che va in cabina, la dinette
che può essere trasformata in un altro letto matrimoniale, abbassando il tavolo e utilizzando i cuscini. Invece la parte posteriore è dedicata ai servizi e adesso ve la mostro nella sua completezza. Considerando il camper compatto di soli 6 metri, guardate l'abitabilità, ci sono qua, c'è tanto spazio per muoversi senza nessuno. In due è un camper eccezionale, in due ci si balla la polca, come si potrebbe dire, perché anche se uno, la donna o il cuoco cucina, comunque è possibile che l'altra persona possa infilarsi in bagno oppure prendere degli oggetti dall'armadio. Quindi sicuramente è un camper molto vivibile per due persone. E qui abbiamo la cucina, una bella cucina. Qua abbiamo piano cottura per fuochi, un bel lavello, bello capiente, bel lavello. Poi abbiamo appendini, probabilmente il vecchio proprietario, il precedente proprietario l'ha ottimizzato per poter renderselo più comodo, quindi appendini. Poi qua abbiamo un vano enorme per poter stivare le cose. Guardate quanto è profondo questo vano qua, è veramente una cosa eccezionale. Qui abbiamo un altro vano qui sopra giorno dove si possono mettere le altre cose. Qui dietro abbiamo anche qui un altro vano, il proprietario ci ha messo questa tendina per nasconderlo alla vista quando non serve, e naturalmente quando si cucina sicuramente si può togliere questo telo e metterlo da un'altra parte, quindi da poter usufruire di quella zona anche quando si cucina. Tanti cassetti, cassetto 1, 2, cassetto per tegami grande qua sotto. Poi qua abbiamo anche qui un grande spazio, poi vediamo che c'è un sifone qui sotto, quindi abbiamo un sifone. Poi qua abbiamo un rubinetto di intercettazione dell'acqua, quindi che va alla presa esterna che è lì di fianco all'ingresso, quindi probabilmente c'è l'attacco dell'acqua anche fuori. Poi abbiamo il cassetto delle posate, il frigorifero trivalente automatico, e quindi diciamo una cucina più che completa per un camper così compatto. Veramente la cucina che può essere dotata di tutto e ben sfruttata. Nella cucina si trova anche la cappa aspirante, quindi quando cucinate gli odori vengono filtrati perfettamente. Procediamo a scoprire i dettagli di questo camper Leica H600. Qui abbiamo un armadio a doppia anta, un armadio molto spazioso, l'ho già visto, con la luce che si accende automaticamente quando si apre, spazio per cappi appesi, poi vedo che è areato, quindi molto bene che sia areato, e anche dei ripiani in fondo dietro i vestiti appesi per metterci degli altri vestiti, quindi tantissimo spazio in questo armadio. E considerando che il camper è ideale per due persone, qua di cose ce ne stanno in questo camper. Molto bene, ottima scelta questo di fare un armadio molto capiente, perché se casomai facciamo una coppia di pensionati prende questo camper e vuole passare 2-3 mesi in giro per l'Europa, qua ci stanno vestiti, tanti vestiti per fare tante stagioni. Sotto l'armadio, dietro questo sportello, c'è la stufa Truma Combi, quindi abbiamo la caldaia con tutti i tubi che vanno dappertutto, e quindi qua abbiamo tutta la parte di riscaldamento dentro questo vano, quindi è un'ottima soluzione averlo qua sotto dentro questo vano, perché sicuramente è protetto, è sicuramente silenzioso perché è chiuso, e quindi
Un'ottima. E poi è nella posizione centrale del camper, quindi da qui partono tutti i tubi, quindi l'aria calda arriva senza disperdersi, senza perdere temperatura, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Rispetto invece ad altri camper dove la stufa è casomai in estremità e durante il percorso molto lungo dei tubi casomai si perde un po' di calorie nella bocchetta d'uscita. Invece in questo caso è in posizione centrale, quindi è perfetta. Poi sotto c'è il serbatoio delle grigie, quindi diciamo che è azzeccata e riscalda perfettamente questo piccolo camper. Il comando della strufa Truma Combi è qua, di fianco alla dinette. Qua si può comandare l'accensione e spegnimento del boiler e l'accensione e spegnimento della stufa, oltre a puntare la temperatura con il termostato. Qui abbiamo un bello specchio, ci si può vedere tranquillamente tutto, ottimo, nonostante sia piccolo, però inquadra tutto. E qua abbiamo la toilette. Ecco qua la toilette. Due ganci, ottimo. Due ganci per poter appendere l'accappatoio, asciugamani e tante altre cose. Ho visto che è stata, diciamo, limata questa parte per permettere di aprirla con l'ingombro del Viesa. Comunque il raffrescatore è abbastanza alto, persone che sono alte 1,90 qua dentro ci stanno benissimo senza inzuccarsi. Questa è una cosa buona e giusta. Uno blosso per la doccia di dimensioni normali, grandi, una bella finestra capiente, camper tipicamente italiano, un super vetro, un super lavandino, guardate la mia mano come sta dentro a questo lavandino, super lavandino, la toilette qua e una bella doccia con le pareti in metacrilato. Quindi, qua ci ha messo anche uno stendino per poter usare la doccia come stendi vestiti quando non si usa la doccia. Poi vedo che c'è anche lo sgabello che si tira giù, esatto, che si appoggia, lo si tira giù e potersi sedere mentre si fa la doccia. Un'ottima cosa. Abbiamo il miscelatore con il rubinetto risparmio energetico. Qua abbiamo il rubinetto risparmio energetico, doccia illuminata. Tanti tanti vani, guardate quante capienti qua ci sta, dei beauty case qua ce ne stanno, le donne qua ci fa stare dentro di tutto qua dentro le donne. Poi abbiamo anche qui qua un po' più sottile, diciamo che gli uomini allora terranno questo, Ottimo, un gran bel bagno, c'è la bocchetta di riscaldamento, direi che anche qui Leica ha fatto un ottimo lavoro per fare un bagno molto spazioso in un camper così compatto di 6 metri. Continuando a curiosare in questo camper, mi era sfuggito qua all'ingresso questo pulsante, perché questo qua è quello che accende la luce quando si entra e apre il gradino. Ma questo qua di sotto, che pulsante è? Questo qua è il pulsante per aprire in maniera elettrica, aprire e chiudere in maniera elettrica la valvola di scarico del serbatoio delle grigie. Quindi, una volta che il camper si posiziona sul tombino, per poter scaricare, visto che è coibentato al centro della scocca, quindi è tutta, diciamo, una cosa un po' complicata, con questo pulsante si apre lo scarico in maniera automatica, elettrica, automatica ed elettrica. Una volta che finisce di caricare, la si richiude e quindi un'operazione comodissima poter caricare e scaricare le acque. Cari amici di Vacanzelandia, siamo giunti al termine di questa recensione di questo camper usato, Leica H600 del 2003, quindi ha i suoi 20 anni, ma se li porta molto bene, linea ancora attuale, quindi esteticamente molto molto bello. All'interno è super funzionale, due persone qua ci stanno comodissime, col letto sempre fatto davanti e il ladinetto sempre usufruibile, una bella cucina molto ergonomica e sfruttabile, una toilette molto grande, un armadio doppio. In più c'è anche il gavone, quindi in un camper di 6 metri trovare tutto questo spazio a disposizione, 6 metri è il medio furgonato, quindi
parliamo di un camper che è compatto come furgonati, però che ha uno spazio enorme. In questo giorno che abbiamo fatto la recensione, il camper è un usato in vendita ad Assararente, qua a Stanghella. E nella descrizione del video e nella recensione troverete i contatti del concessionario, altrimenti se non li trovate vuol dire che il camper è stato venduto. E quindi speriamo che questa recensione vi possa essere utile per conoscere molto bene questo camper e casomai cercarlo successivamente, una volta che questo qua è stato venduto, sui motori di ricerca piuttosto che i siti specializzati nella vendita di autoveicoli o sui marketplace dei social. Quindi una volta che conoscete come è fatto questo camper e lo trovate in vendita, il gioco è fatto, nel senso che basta soltanto andare a vedere e vedere se può essere piacere anche dal vivo. Cari amici di Vacanzelandia, qua da questo camper Leica H600 è tutto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale così da poter manifestare la vostra soddisfazione e soprattutto rimanere aggiornati nei prossimi contenuti che metteremo online. Naturalmente vi aspettiamo anche su www.vacanzelandia.com, sulla nostra pagina Facebook, profilo Instagram e ovviamente ancora sul canale YouTube. Bene, cari amici di Vacanzelandia, per ora è tutto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.